Ciao, ciao a tutti, un saluto veloce inquadrato in questo modo, poi abbasso subito la videocamera perché ho gli occhi rossi e mi dà fastidio, insomma, fissare gli occhi sopra la videocamera, quindi metto questo materiale perché ho intenzione di farvelo vedere e approfitto, diciamo, è come, come dire, è un pretesto per poter iniziare un video finalmente dopo tanto tempo che non ne faccio. E vi spiego, ho intenzione di chiudere questo canale per riaprirne un altro, diciamo già l'ho aperto, ma non ho ancora pubblicato nulla. Infatti, qua sotto vi metto il link di questo nuovo canale e l'intento mio è quello di riprendere in mano un po' tutti i tutorial che ho fatto nel corso dei 10 anni che sono stata qui su YouTube con questo canale e un po' alla volta di revisionarli. E di rifare i tutorial anche in base alla conoscenza che ho adesso rispetto a 10 anni fa, 8 anni fa, insomma, quando ho fatto questi tutorial. Magari alcuni sicuramente li rimarrò così, altri invece voglio un po' rivoluzionarli in base a quello che conosco e spero vi faccia piacere. Ho bisogno di riprendere perché per me, come ho sempre detto, è terapeutico fare i lavoretti con le perline, come anche con il fimo, con la lana, con tante cose. E quindi fare video per me è un input, è un pretesto, insomma, per poter creare. Anche il fatto di comunicare con voi mi aiuta ad avere voglia, insomma, di fare. E quindi mi aiutate anche in questo percorso. Ne ho bisogno, come penso un po' tutti quanti, perché come ho visto anche partecipando alla fiera, andando come visitatrice, come anche l'anno scorso, molte di voi si sono un po' raffreddate perché comunque il Covid, come anche tutto quello che è venuto dopo il Covid, ha un po' messo tante persone in crisi, chi per un motivo, chi per un altro. E quindi io personalmente sento il bisogno di portare avanti questa passione perché mi aiuta e quindi lo condivido con voi se vi fa piacere. Mi trovo anche su TikTok perché ho visto che molti sono su TikTok. Credo di aver già raggiunto quasi 1.000 iscritti, 1.000 follower, in modo da poter fare anche qualche live. Ho intenzione di farlo. Non so cosa farò, però ho intenzione di fare delle live, vedremo. Se volete seguirmi anche là, vi metto il link anche del nome che, dove potete trovarmi su TikTok. E sto anche su Instagram, ok? Su Facebook, vabbè, lo sapete. Intanto vi faccio vedere quello che ho preso andando alla Fiera Creativa a Napoli. Ho preso queste perline da Brillanti Creazioni che però non c'era con lo stand, quindi nemmeno io c'ero con lei a fare i corsi. Spero per l'anno prossimo che si riesca a fare qualcosa. E, diciamo, erano solo perline che mi servivano, che già avevo i colori e mi servivano come riassortimento, ok? E vi faccio vedere un poco, ok? Allora, ho messo la luce più chiara sperando che si vede bene. La prima cosa che ho comprato è stato questo rocchetto di questo filo in alluminio di misura 0,8 e lo voglio utilizzare per farci le collane per fare le asoline, queste cose qua e mi serviva, non mi ricordo quanti metri è. L'ho comprato dal Mondo delle Pietre perché di Napoli conoscete, insomma, fortunato che ha questo negozio. Poi mi sono fatta arrivare, come dicevo, da Barletta da Mari queste perline che adesso apro. Ecco qua, si vedono i colori. In pratica, vabbè, mi sono fatta un rifornimento delle sì, le vitamine, stavo dicendo, delle perline bronzo, perché per chi mi segue da tempo lo sapete che io non riesco a fare creazioni che non ci metto pure il bronzo dentro. Eccole qua, sono misura 11, 15, voglio dire, scusate, misura 11 e poi ci sono anche le delica perché praticamente mi sto dilettando ultimamente a fare anche varie creazioni con il brick stitch e con il bronzo mi piace perché ci faccio tutto il contorno, queste cose qua. E ho preso, sì, ne ho preso due proprio perché voglio fare queste lavorazioni in brick stitch, ok? Ho paura sempre di
sbagliare. Le ho prese anche di colore bianco, le Delica, eccole qua. E il codice DB0200, che comunque nella lavorazione Brick Stitch è importante, perché voglio fare anche lavoretti anche per i bambini, personaggi, queste cose qua che ho visto su Pinterest. Poi sempre le Delica, ho preso questo colore rosso che mi piace tantissimo, ho anche le Rocaille sia 110 che 150 in questo colore perché mi piace. E il codice è DB0350. Eccole qua. Poi ho preso queste che comunque le avevo prese l'anno scorso, il colore è 2047, 47 il codice, sono le Rocaille 110 di questa colorazione. Anche questo mi piace e per questo ne ho prese altre. Qui ci sono queste Delica che sono del color champagne, eccole qua, un dorato chiaro, diciamo, sempre Delica 110. E poi ho voluto prendere queste 150 colore 0182, 0182, diciamo, è un colore oro, ecco qua. E già ho finito praticamente. Perché, come vi dicevo, ho intenzione di fare anche altre tecniche, oltre che la tecnica del peyote, anche il brick stitch, l'embroidery, un po' di tutto. Poi vi mostro, giusto per amore del tempo, insomma, di stare un altro po' di tempo con voi, ho preso anche questi dai cinesi, sono delle... qua dice diamante di resina, sono fatti in resina in questa colorazione, non mi viene mo, vabbè, in questa colorazione la vedete, no? Non mi esce, non mi viene la parola. E poi questo colore turchese, voi direte perché ho preso queste cose? Perché voglio riprendere in mano il fimo. E siccome ho visto delle lavorazioni su Pinterest molto carine che hanno anche i petali, le foglioline, e magari inserire anche questi diamantini in resina all'interno della lavorazione per fare qualcosa di un po' più brilluccicoso, ho preso dei panetti l'anno scorso che sono andata a Bergamo e anche quello volevo farvi vedere, magari lo faccio nel prossimo video. Perché avevo fatto questi acquisti a Bergamo e praticamente la busta è rimasta lì con tutto il materiale che avevo preso e non l'ho neanche ancora aperta. Sicuramente i panetti, da che erano belli morbidi, si saranno induriti, però li devo assolutamente riutilizzare perché voglio assolutamente fare le creazioni che ho visto su Pinterest e che mi fanno sentire bene. Quindi per chi mi vuole seguire nei prossimi video, insomma, voglio fare queste cose qua. E ho preso pure questa, vabbè, ve la voglio far vedere, dai cinesi, sempre dagli stessi cinesi, no, da altri cinesi. Sono delle bustine in organza di questo colore che va bene pure pandanno con la maglia che porto in questo momento. E niente, spero che vi faccia piacere magari passare a quest'altro canale, così che condividiamo insieme questa passione per chi ama queste lavorazioni. E niente, ho rotto il ghiaccio praticamente con questo video. Spero di non fermarmi qua, ma di continuare come mio desiderio fare. Ok? Vi abbraccio tutti quanti e alla prossima.